Parliamo con Luciano Del Paola. Insomma, il tanto atteso derby è arrivato, ma è arrivata anche un'altra sconfitta, 3 su 3. Insomma, i tifosi del Pergo sono molto Lo amareggiati. so, ci dispiace molto per loro perché anche noi ci tenevamo a fare un risultato importante, ma la partita si era incanalata nel discorso giusto, no? Alla fine lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto, anche se magari loro all'inizio ci avevano messo un po' in difficoltà, poi avevamo preso le misure, però poi abbiamo fatto passare quella palla, non siamo stati bravi, non l'abbiamo letta bene e alla fine Pergo, il Crema ha vinto. Però insomma è sembrato che il Crema avesse una marcia in più, una determinazione soprattutto in più, aggressivo in tutte le parti del campo, cosa che il Pergo invece non è stato. Guarda, loro fisicamente sono una squadra che rispetto a noi hanno qualcosa in più, perché è una squadra fisica, Tonon, lo stesso Porcino, sono giocatori insomma, che fisicamente si sono fatti sentire, quindi abbiamo pagato un attimino questo tipo di situazione. Noi non eravamo sicuramente brillanti, più di qualcuno ha sentito la partita, però questo non, sicuramente non incide su tutto quello che stanno facendo questi ragazzi che stanno facendo un campionato stupendo. È normale che ci dà fastidio perché anche noi ci tenevamo a fare un risultato importante, volevamo regalare un regalo grandissimo ai nostri tifosi, però siamo stati anche sotto la curva, loro ci hanno fischiato, va bene, prendiamo atto, andiamo avanti e cerchiamo di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è la cosa più importante. La vita continua. Continua sempre, però insomma, sei meglio che Crema, visto che i tifosi ci tengono tanto. Ma noi siamo entrati in campo per fare un risultato importante, oggi non ci siamo riusciti. E quindi di conseguenza ci può stare questo tipo di situazione.